Giornata mondiale missionaria in tutte le chiese italiane, la raccolta fondi per sostenere le missioni. Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli sono giunti i padri Saveriani. Ascoltiamo la testimonianza di padre Alex, impegnato nella missione in Thailandia. Il tema di quest'anno è quello dei testimoni e profeti. Testimonianza e profezia sono due parole che rappresentano un programma di vita. Credo che ovunque dove ci troviamo, in Italia come anche in altre parti del mondo, in questo caso, nel mio caso, in Thailandia, siamo tutti invitati ad essere testimoni e profeti. E come? Attraverso la condivisione della vita di tutti i giorni con gli altri. L'anno scorso la tematica della giornata missionaria era quella di essere tessitori, costruttori di relazioni, ed è attraverso le relazioni che possiamo essere testimoni e profeti, entrare nella logica di Dio, cercare di testimoniare nella vita di tutti i giorni la bellezza di essere amati da Dio. È da 9 anni che mi trovo in Thailandia, in una realtà buddista, in particolare nella più grande baraccopoli della capitale della Thailandia, a Bangkok. Ed è veramente bello, ecco, poter condividere, ecco, la vita di tutti i giorni con altri fratelli e sorelle di altre culture, altre nazionalità, di altre religioni, per cercare di essere testimoni e profeti nel piccolo, forse senza grandi testimonianze, senza grandi prediche, ma cercando di condividere la vita di tutti i giorni con gli altri, riscoprendo la presenza di Cristo nella vita degli altri. Un aspetto importante della missione in Thailandia è quello di sostenere e salvare tanti bambini che sono vittime del traffico sessuale. Diciamo che noi ci troviamo nella baraccopoli, per cui ci sono tante problematiche, a partire dalla povertà, dalle situazioni familiari difficili, e quindi stiamo seguendo 100-120 bambini, in modo particolare cercando di offrire loro la possibilità degli studi, perché attraverso anche l'educazione e la formazione che possiamo anche aiutare loro ad avere un futuro, a costruirsi un futuro migliore. Chiaramente, come ci ricordava qualche giorno fa anche il Vangelo, noi siamo chiamati a cercare di andare verso il divino. Gesù si è fatto uomo da Dio, si è fatto uomo vicino a noi e ci invita dalla nostra umanità a diventare come Lui. Per cui, ecco, valutare, dare dignità alla persona umana per poi riscoprire, ecco, la divinità che è in ciascuno di noi. Noi lo facciamo attraverso l'aiuto dei bambini, che sono le persone che Gesù ama di più, per cui anche noi siamo chiamati ad amare di più, a prenderci cura di loro, ecco, e aiutare loro appunto a creare un futuro migliore.